secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, la Rai Radiotelevisione Italiana SPA, conosciuta come Rai, è la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiofonico e televisivo in Italia. È il primo polo televisivo in Italia e una delle più grandi aziende di comunicazione d'Europa, il quinto gruppo televisivo del continente. Nata nel 1924 con il nome di Unione Radiofonica Italiana, divenne ente italiano per le audizioni radiofoniche, EIAR, nel 1927. Poi Radio Audizioni Italiane, RAI, nel 1944. E infine RAI Radiotelevisione Italiana nel 1954. Viva RAI 2, il format è a rischio. Le parole di Fiorello, l'ultima puntata andata in onda del noto format, si è conclusa con un messaggio di scuse da parte del conduttore per coloro che vivono in via Asiago e che da ormai mesi devono fare i conti con il rumore e gli schiamazzi. Già, alle prime luci dell'alba. Un messaggio a cui ha fatto seguito una lettera pubblica del sindaco, che ha apprezzato il gesto di Fiorello, ma allo stesso tempo ha invitato la RAI a trovare una valida alternativa in vista della prossima edizione. Una situazione che al momento però non appare semplice, in quanto Fiorello in prima persona ha sottolineato: mi dispiace, ma credo che viva RAI 2 non si possa fare in nessun altro luogo. Considerate quindi le posizioni di tutti i soggetti coinvolti. La seconda stagione del noto format rischia di non vedere la luce.